prego. Valentina Guiducci ci propone Le carezze dell'amore e Valentina è qui con noi, grazie per aver condividere questo momento. Valentina, sei al quinto libro, quindi ormai sei affermata come scrittrice sempre di più e i tuoi libri sono pieni di passione, una passione verso il mondo, verso l'assoluto, verso Dio, in un tentativo di riconciliare la tua personale ricetta, virgolettato, di riconciliazione tra l'uomo, la natura, il mondo e Dio. Sì, è vero, perché questa scrittura, questo mio modo di scrivere è legato un po' alla fede, ma anche una ricerca verso il miglioramento della vita, insomma, a come uno si può soffermare sulle cose. Ecco, arrivando a questo quinto libro si può capire questo, ecco, la persona che è arrivata a questo momento di apertura proprio verso il mondo, come se io toccassi il mondo in maniera diversa e mi sentissi più determinata e più serena, ancora più serena di prima. Ecco, questo tuo ultimo lavoro, Le carezze dell'amore, propone il tema della natura, ecco, dell'incontro con la natura, quindi un tema anche molto francescano, vero. A te particolarmente caro. Ecco, cos'è la natura per te, Valentina? La natura è l'incontro con Dio. La natura è soffermarsi durante l'alba e vedere tutto piano piano che tutta quella luce si accende, vedere proprio la trasformazione delle cose. Ecco, e sentire proprio il contatto con Dio, ecco, dell'amore, proprio le carezze dell'amore, ecco, questo anche, perché me lo fa sentire più vicino. E cerco attraverso questo libro di farlo sentire anche agli altri. Sono volutamente provocatoria con te, ecco. Non ti sembra di essere anche un po' troppo poetica in questa tua descrizione, in questa tua lettura? Lettura del creato. No, sono me stessa, sono così, non potrei essere diversamente, è una cosa che viene da me dentro, quindi non è così. La Valentina è poesia, la Valentina è sempre alla ricerca di dare qualcosa in più agli altri. E noi ti ringraziamo per questo davvero, Valentina, quindi di Valentina Guiducci, Le carezze dell'amore. Grazie.